Arco Toscana TV a Torri, un'altra manifestazione molto bella qui al CTE con Franca Fratesi, animatrice e ideatrice di tutta questa bella giornata. Come è nata questa idea? Dunque, io ebbi l'idea di fare qualcosa per ragazzi disabili, poi è stato un crescendo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare questo spazio così aperto, oggi aperto anche al vento, però aperto a tante belle iniziative. Tra queste tutti gli sport, con il presidente del CONI. Oggi abbiamo anche la presentazione di uno sport nuovo di bocce francesi, il tiro con l'arco che ci piace moltissimo, ho conosciuto le frecce nere, mi fa molto piacere. Abbiamo la pesca con la Federazione Pesca e anche Vasca Tattile. E l'ultimo sport, ma forse il primo che è nato qui, è quello equestre. Abbiamo bambini, ragazzi adulti che vanno a cavallo, un bel gruppo di persone che a noi fanno molto piacere. Qui lo sport è terapia e anche la fattoria, diciamo così, questa fattoria bellissima dà anche lavoro ai ragazzi che sono ospiti. Infatti, oltre che socializzare, parlare con persone che vengono magari dalla città, non hanno mai visto un animale o piante, a noi serve proprio perché tutto questo scenario viene costruito con ragazzi disabili che poi accolgono e continuano il loro lavoro verso l'autonomia e la socialità. Quindi natura come integrazione e bellezza e felicità. Brava, brava. Grazie Cecilia. Grazie a te, Franca. Enza Lombardi, Federazione Bocce. Quest'anno a Tristorri ci sono anche le bocce, la pétanque francese. Sì, i giochi propedeutici alle bocce sono questi che abbiamo allestito qui e che abbiamo anche proposto nei progetti con le scuole, scuole, scuola primaria e scuola media, e poi il gioco della petanca, che è un gioco che si adatta a tutti i terreni e di provenienza ovviamente francese, ma è un gioco che appassiona perché è all'aperto, perché offre occasioni di socializzazione, e quindi, come ben vedete, stanno già cimentandosi in questo gioco. E io personalmente lo pratico e in Toscana abbiamo già due società di questa specialità delle bocce, abbastanza frequentata da appassionati, e insomma si spera che aumentino sempre. Quindi le bocce è uno sport flessibile che si può anche trasportare all'aperto? Sì, sicuramente si va dal gioco dalla specialità della raffa, che si gioca in ambienti bocciodromi che sono strutture al chiuso, ma anche alla specialità dello striscio, riconosciuta dalla Federazione, dal Comitato Regionale Toscana, un gioco del passato, un gioco dei piccoli paesi della Toscana che tutti conoscevano e che anche questo si gioca all'aperto ma anche al chiuso, e viene sempre più praticato anche questo da persone di tutte le età, soprattutto anziani. Quindi le bocce sono un mondo da conoscere, adatto anche a chi ha dei problemi, quindi la vedremo in questo bellissimo prato, in questa bella giornata. Grazie. Ciao. Arianna Donati e Claudia Pieri al tiro con l'arco in questa giornata che è diventata il Quadri Torri.
Torneo Quattro Torri. Torneo Quattro Torri, perché abbiamo anche, oltre al tiro con l'arco, la pesca e... equitazione e bocce francesi. E il tiro con l'arco come sta andando? Benissimo, i ragazzi stanno accorrendo numerosi, ognuno tira le sue tre volée di frecce, vengono segnati i punteggi e alla fine della giornata, della manifestazione, verrà ovviamente nominato il vincitore. Nonostante il vento. Nonostante il vento, che sinceramente devia un po' le frecce. Bene, e alla pesca come stiamo andando? Stanno gareggiando, sta andando tutto molto bene, non è una giornata delle più facili visto il vento, quindi è difficile catturare i pesci. Posso parlare anche degli altri sport perché ho fatto un giro. Le bocce adesso stanno gareggiando i bambini e abbiamo un rappresentante della federazione. E è uno sport nuovo per noi perché è la prima volta che ci stiamo provando, ecco, ma abbiamo fatto il campo e resterà per anche le prossime gare. Quindi la giornata riesce, sta crescendo l'idea, quindi buon lavoro, andiamo a lavorare. Grazie, grazie. Grazie. Ciao. Uno dei nostri concorrenti del tiro con l'arco, come ti chiami? Allora, mi chiamo Dario Ianiello e sono un ragazzo che sono entrato a far parte qui dal giugno e per una serie di motivi ora sto facendo un percorso che mi permette poi di ritornare in famiglia. Ti piace questo posto? Ti piace lo sport? Allora, lo sport sì, mi garba, facevo il lancio a giavellotto io una volta. Il posto, diciamo, è carino perché sei all'aperto, sei in mezzo alla campagna e, diciamo, per chi ha problemi, diciamo, chi sta fermo, qui si scatena un po' fuori e passa la rabbia o quello che sia. Ci sono anche molti animali, ti piacciono? Sì, ci sono molti animali. E mi garbano. Ci sono agnellini, ci sono asini? Ci sono degli asini, è nato un ciuco da 3 settimane o 4, che io l'ho visto solo 2 volte, ma è bellino, ti fa tenerezza. E ora ti aspetta il tiro con l'arco? Ora c'è il tiro dell'arco, spero che vada bene, perché prima ho fatto cavallo. E il cavallo mi garba molto perché mi aiuta a stare più stabile anche con me stesso. Ora tiro l'arco, c'è anche vento, spero di farcela. In bocca al lupo, eh? Crepi.